Mattinata di celebrazioni ufficiali in centro a Fano per la ricorrenza del 25 aprile, il 79esimo anniversario della liberazione d'Italia dalla fine dell'occupazione fascista. Cittadini e le massime cariche civili e militari si sono ritrovati davanti alla residenza comunale per la deposizione di una corona d'alloro sulla lapide dedicata ai partigiani fanesi caduti. Noi come Ampi di Fano cerchiamo sempre di celebrare in maniera non retorica questo avvenimento, anche perché questo rappresenta quelli che sono i principi fondanti della nostra Repubblica, quindi cerchiamo sempre di attualizzare e di contestualizzare quella che è appunto la festa del 25 aprile e i valori dal quale poi sono stati, su cui si fonda la Costituzione italiana, soprattutto in un periodo come questo, un periodo difficile a livello internazionale perché abbiamo numerose crisi, soffiano forti venti di guerra e soprattutto si parla di terza guerra mondiale, quindi mai come in questo momento la Costituzione, in particolar modo l'articolo 11 che afferma appunto che l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, è più attuale che mai. Noi come Ampi abbiamo anche richiesto, diciamo, di rivedere alcune questioni internazionali come l'appartenenza dell'Italia alla NATO, che è di fatto passata da un'organizzazione difensiva come ai tempi della Guerra Fredda a un'organizzazione offensiva. Poi il corteo si è spostato nei giardini della Rocca Malatestiana per la deposizione di una corona al monumento alla Resistenza. Presente anche la banda cittadina che ad ogni tappa ha intonato l'inno di Mameli e il brano del partigiano Bella Ciao. Come da prassi, i presenti si sono indirizzati in Viale Buozzi davanti al monumento ai caduti di tutte le guerre. Anche qui è stata lasciata una corona d'alloro. Il 25 di aprile è stata anche l'occasione per inaugurare l'epigrafe commemorativa dedicata a Giacomo Matteotti nel centenario del suo martirio lungo il corso a lui dedicato a fianco dell'ex collegio Sant'Arcangelo. Uno dei delitti più efferati del fascismo, di quello che è di fatto poi il fascismo. Il fascismo è stato dal primo momento fino all'ultimo violenza e negazione di quelli che sono i diritti fondamentali dell'uomo. E Matteotti è stato uno di questi. Ha denunciato, ha avuto un enorme coraggio che è quello di denunciare le rappresaglie e lo squadrismo fascista. Ma lui stesso disse: adesso che ho denunciato, oltre a farmi i complimenti dovete prepararmi il funerale. E infatti così fu, perché effettivamente venne poi, insomma, in pieno giorno venne rapito e ucciso e insomma, è sepolto in maniera clandestina. Poi il corpo fu ritrovato alcuni mesi successivi, quindi insomma è stato uno dei delitti più efferati ed è quello che ha dimostrato di fatto il volto del fascismo, di quello che è il fascismo, cioè violenza e negazione dei diritti. Iniziative si sono concluse con un concerto curato dal corpo bandistico del Vallato, città di Fano, in piazza 20 settembre.